presentazione Montepaschi 2013-2014, siamo con Coach Crespi. Prima di tutto congratulazioni per la promozione. Secondariamente qui davanti a noi abbiamo gran parte del roster, guardandolo viene fuori che comunque sia sarà una squadra sbilanciata sul perimetro, una squadra che dovrà correre, una squadra che dovrà partire da una grande difesa e estendersi il più possibile. Non sono d'accordo sulla sbilanciata, questa è una squadra costruita per poter giocare in modo versatile, in modo flessibile. Io credo che la pallacanestro vada in una direzione dove non ci sono più i piccoli e i grandi, ci sono sempre più, non solo a livello di altezza, giocatori che sono omogenei per altezza e soprattutto possono sul campo fare più cose. Cioè ogni giocatore più è versato e più può mettere individualmente come combinazione in difficoltà l'avversario. Quindi non credo che sia una squadra sbilanciata, è una squadra che ha delle caratteristiche di atletismo e di flessibilità, partendo dalla qualità dei giocatori, che avrà un suo modo di stare in campo. Il suo modo di stare in campo, che comunque sia dovrà trovare ancora un uomo, un'ala grande per il quintetto, comunque sia un'ala grande per rimpinguare un settore che al momento sotto canestro vi vede impegnati con solo tre elementi. Ci sono già un minuto, naturalmente non si è sbilanciato su nessun nome, di sicuro comunque avrete lavorato su dei nomi, su una lista da cui le caratteristiche del 4 che cerchi è più un 4 appunto versatile che sappia anche giostrare sul perimetro, oppure un 4 che ti porti più gioco interno. Ma credo che innanzitutto il club che marchia le comunicazioni in questo senso, a livello tecnico credo che arrivati a questo punto si deve cercare non solo il miglior giocatore possibile ma anche la miglior persona possibile per completare questa squadra. Ovviamente il gioco 4 è un giocatore che può di solito canonicamente un giocatore che può avere sia una dimensione interna e esterna e una capacità difensiva. Cercheremo di trovare un giocatore che come persona e come giocatore abbia più possibili qualità. Obiettivi per la nuova stagione, abbiamo parlato anche con il general manager. Effettivamente l'obiettivo su cui non possiamo transigere è l'ingresso nei playoff per mantenersi la licenza di Eurolega. Da lì in poi vedi che questa squadra possa comunque dire il suo sul campionato, un campionato che comunque sia vede Milano abbastanza avvantaggiata con Sassari e tutte le altre al seguito. Dove posizioni oggi la tua Montepaschi? Io sono una persona molto concreta che parte da analisi concrete e non magari da previsioni che giustamente aspettano non a me ma aspettano ad altri atleti da voi come la stampa. Io penso a quella che sarà la prima settimana di allenamenti e agli obiettivi da pormi nella prima settimana di allenamenti. Poi arriverà la seconda e poi arriverà la terza. Quindi non ho nessun altro tipo di proiezione, non mi metto in nessun ranking, penso soltanto di fare nel modo migliore possibile il lavoro con questa squadra, sentendo delle vibrazioni positive.